Ciao, sono Fabio dei Nerv. Ciao Fabio, benvenuto a Metal Wave On Air, sei in diretta. Sei pronto per la nostra intervista? Sono pronti. Allora, cominciamo subito con la domanda classica di rito. Presenta i Nerv ai nostri ascoltatori. Ok, Nerv sono una band di origine genovese, formata ormai quasi una decina di anni fa, e con all'attivo tre dischi, di cui l'ultimo Fracture è uscito 3 mesi fa. E io sono entrato nella band dopo qualche anno di attività, che prima si chiamava Dogma, e io suonavo chitarra nei Ritual of Rebirth. In buona sostanza ci siamo avvicinati, io partivo da chitarrista, sono entrato nella band, e dal mio ingresso ci chiamiamo Nerv. Benissimo. Abbiamo fatto diversi tour, diverse cose, soprattutto di supporto al secondo disco, e adesso ci approntiamo a promuovere il terzo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, puoi dirmi qualcosa di più su questo nuovo disco? Dove è stato registrato? Quando esce? Ospiti speciali? Genere? Certo. Allora, il disco si chiama Fracture e è stato registrato in parte in Polonia. Le batterie sono state registrate in Polonia e poi ovviamente lavorate nel mio studio. Questo perché il batterista che ha suonato sul disco è Darey, l'attuale batterista in forza di Nuborgir, quindi insomma un ospite d'eccezione che abbiamo conosciuto durante il nostro tour in Polonia e che si è prestato, diciamo, per le registrazioni del disco. Quindi la prima fase è stata la registrazione della batteria su in Polonia, che è seguita poi con il resto delle registrazioni nel mio studio a Genova. Ottimo, ottimo. Allora, attualmente è fuori, è uscito 3 mesi fa. Benissimo. Allora, come è nato il gancio con questo musicista così famoso? Ma è nato in maniera molto naturale, nel senso che contrariamente a quanto si possa pensare, la maggior parte di questi professionisti sono comunque persone molto alla mano e disponibili. E noi abbiamo suonato un tour di supporto Decapitated completamente in Polonia e in occasione di questo tour abbiamo avuto la possibilità di conoscere diverse persone, tra cui un caro amico di questo Darey, che ci ha introdotto a lui, e gli abbiamo proposto mesi dopo al nostro rientro in Italia di far parte del nuovo disco, perché abbiamo subito l'abbandono del vecchio batterista, quello che ci ha accompagnato fin dall'inizio fino al secondo disco, che è Massi, tra l'altro se magari ascolta lo saluto volentieri, e quindi niente, abbiamo approfittato di questo momento disgraziato in cui siamo rimasti senza batterista, sostituendolo con un ospite d'eccezione. Allora, passando così tanto tempo on the road, avrete qualche aneddoto simpatico da poter raccontare ai nostri ascoltatori? Beh sì, sicuramente ce ne sono a migliaia. Posso raccontarvi sicuramente la serata che mi è rimasta più impressa è stata quando abbiamo suonato in Repubblica Ceca nel nostro tour europeo, e in quell'occasione eravamo di supporto agli Hate e agli Incantation, che sono una band americana, mentre invece i primi sono polacchi. Quella sera è stata particolare perché intanto il concerto è iniziato alle 6, è finito oltre l'1 e già dalle 6 il locale era completamente impacchettato di persone una sopra l'altra, che devo dire la verità, durante l'andamento della serata sono rovinati in terra tutti quanti in condizioni veramente particolari. Soprattutto uno che ci ha seguito per tutta la serata e che poi a fine serata, mentre noi stavamo preparando il nostro trasporto per la prossima data, è rimasto fuori. Considerate che c'era meno 18, cose del genere, e siamo partiti seguendo il bus degli Hate e lui era appeso dietro. Oddio! Alla prima curva è volato in aria ed è finito nella neve, quindi praticamente l'abbiamo visto morire davanti ai nostri occhi, poi si è tirato su ovviamente, quindi sto scherzando. Però, dice, i metallari sono immortali. Basti pensare che la maggior parte della gente che ha assistito al concerto ha dormito dentro il locale, perché io ho chiuso con il gestore del locale le serrande e c'era tutta la gente dentro. Gli ho chiesto come mai,
li lasciava lì. Lui ha detto che erano talmente ubriachi che se li lasciava andare a casa non ci arrivavano, perché fuori c'era meno 20, allora preferiva lasciarli lì, tanto l'indomani mattina poi li andava ad aprire. Questo sono state le sue parole, si potete capire che serata. Diciamo che nella maggior parte dei posti nell'est più o meno è così, quindi c'è una scena molto attiva, ma verso fine serata anche decisamente passiva, ecco. Ecco, no, ma mi ricordo un modo di vivere l'heavy metal anche proprio nostro di molti anni fa, quando andare ai concerti era anche quello, Invece... Ma sì, infatti, ma perché loro quello che noi abbiamo vissuto anni fa lo stanno vivendo adesso, ne vengono da un periodo di totale privazione culturale, quindi quello che vivono adesso è la loro nuova giovinezza culturale, soprattutto dal punto di vista musicale. E quello che poteva essere, che ne so, negli anni 70 il punk per i giovani ribelli inglesi, per loro è il metal adesso. Quindi nell'est è un genere che va tanto, proprio perché secondo me lo vedono come una forma di ribellione espressiva, ci si ritrovano molto. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, da un punto di vista lirico invece, i Nerve di che cosa parlano? Sì, diciamo che nella maggior parte dei casi si tratta di argomenti che vanno dal personale a situazioni generiche, ma anche nel fantasioso. Per esempio nel nuovo disco ci sono due o tre pezzi che parlano, che hanno un tema comune, che è quello dell'isolamento sociale, e da lì Fracture effettivamente, sia dal punto di vista affettivo che, non so, l'individuo nei confronti della società, quindi l'isolamento dalla società. E poi ci sono altri episodi che invece sono più personali, come per esempio la title track, che probabilmente penso sia il pezzo che ascolteremo assieme stasera, che parla dell'abbandono, insomma delle emozioni che sopraggiungono quando si vive un abbandono, qualunque esso sia, sia dal punto di vista emotivo che appunto proprio quello fisico. Di conseguenza ci sono parti più personali che si possono leggere con una chiave di interpretazione anche propria, nel senso, mi piace pensare che la gente che lega i nostri testi si sappia riconoscere in alcune situazioni, anche se magari io intendevo altri argomenti, mi piace che possa essere vista come una cosa personale, che ognuno lo faccia proprio, ecco. Poi ci sono anche episodi molto meno impegnati, qualche favoletta, per esempio quella che chiude il disco, la traccia che chiude il disco, che è Waves, è di fatto una piccola favola totalmente immaginaria. Ok, benissimo. Allora, diciamo, da un punto di vista live siete sempre molto attivi, infatti come dicevi tu, in Italia invece sarà possibile vedervi a breve in azione? Guarda, abbiamo suonato questo mercoledì a Brescia in supporto all'Ipocrisi con un altro gruppo italiano che saluto perché sono grandi musicisti e grandi persone, sono i Modern Age Slavery, e appunto abbiamo suonato in supporto all'Ipocrisi, quindi cercheremo di fare qualche data di questo tipo, magari di supporto a qualche band che passa in tour nel nostro paese. Però devo essere sincero, la vedo sempre più grigia riuscire a suonare a destra manca nel nostro paese, perché comincia ad essere molto dispendioso dal punto di vista economico, non si riescono a fissare dei cachet anche minimi o anche solo che dei rimborsi, e qui non è questione di tirarsela o meno o fare figli come si suol dire, è questione proprio prettamente organizzativa ed economica, non si riesce a spendere così tanti soldi per andare a suonare in giro in Italia, quindi la gente fa come proviamo a fare noi, si tiene da parte i soldi e cerca di fare magari 10-15 date di fila all'estero, magari a più riprese nei diversi mesi dell'anno. È una situazione triste, perché io francamente vorrei poter suonare ovunque in Italia, ma non è così, perché non si riesce. Lo possono confermare sia le band più grosse che quelle come possono essere come noi, emergenti, o anche magari band proprio appena formate. Anni fa si riusciva a fare tante date, adesso purtroppo è un casino, la colpa non so a chi darla, sta di fatto che la situazione attuale è questa, si riesce quasi più facilmente a suonare all'estero che in Italia. Domanda scottante, sarà colpa del pay to play? È sicuramente colpa del pay to play, perché è un meccanismo per il quale un musicista sia costretto a pagare per suonare dal vivo, ovviamente fa andare a suonare dal vivo le band che si possono permettere sforzi economici fuori dal normale,
perché purtroppo ora, senza scendere nelle cifre, tra una cosa e l'altra, una band si deve fare 500-600 chilometri, gli spende 200 euro, se poi si deve anche pagare la serata, quindi il gettone di partecipazione al festival o a far la spalla a qualcuno, eccetera, capisci che diventano magari 300 euro, 400 per fare una data. Come fa una band ad andare a fare 4-5 date in giro se i costi sono questi? Cioè, non riesco a capire, purtroppo è una situazione che è comune a tutti. Infatti sempre molte meno band italiane riescono a girare bene qua, e invece riescono all'estero, come confermato dai recenti contratti di diverse band che sotto le cosiddette major estere, per esempio gli ultimi sono stati The Strange, che sono una grandissima band. Li abbiamo avuti in trasmissione diverse volte, da Strange. Ecco, loro sono, oltre che delle bravissime persone con cui speriamo di poter suonare dal vivo, sono veramente una grande band e hanno firmato per Metal Blade. Come loro ci sono anche gli Hour of Pain, il Flash Club Apocalypse o i Flash storiche, e tutti trovano casa all'estero, qua non si riesce a fare nulla. E via e via. Allora, togliamo qualche sassolino dalla scarpa, ce lo siamo tolto. Allora, andiamo avanti. Sono 3 mesi che è uscito questo nuovo album. Bilanci? Ma dobbiamo dire che bilancio più o meno è positivo, nel senso che finora le reazioni che abbiamo avuto per quanto riguarda la stampa, sia italiana che estera, sono abbastanza entusiastiche. Noi continuiamo ad avere l'entusiasmo di quando l'abbiamo prodotto, e in quanto a risultati, se mi parli di termini di vendite, sinceramente non ti saprei quantificare. Quello che posso dirti è che grazie alla nostra etichetta, che è Mother Music, nello specifico Build to Kill, abbiamo avuto la possibilità di pubblicare il nostro disco in allegato alla rivista francese Metallian, che ci ha permesso quindi di distribuire in un paese estero, ma in tanti paesi, quelli i paesi di lingua anglofona, il nostro disco. Parliamo di 30.000 copie, cifre che non avremmo mai pensato di riuscire a distribuire. Quindi questo non è, cioè, penso sia un bel traguardo per un disco e per una band come noi, che poi tutto sommato fa parte di una realtà abbastanza marginale in Italia, quindi sono ottimi risultati e ne siamo assolutamente contenti. Speriamo che la situazione migliori con i tour di supporto che faremo a questo disco, di cui probabilmente a breve ne confermeremo uno in Russia, e se ne parla anche ad aprile, probabilmente per sempre paesi dell'est, magari anche qualche data in Europa. Vediamo. E via. Ancora in gioco. Sono veramente contento di sentire queste nuove, specialmente da una band italiana che è attiva. Mi dispiace più all'estero che in Italia, ma d'altronde l'Italia è il nostro stivale, è piccolino, è geograficamente scomoda e abbastanza limitata. Il resto del mondo invece sembra che è più facile da conquistare. Benissimo. La nostra vittoria nella nostra terra sarà più meritata, sarà ben più di valore. Prossima domanda invece, visto che l'intervista sta volgendo al termine, è un piacere chiacchierare, ma noi riserviamo circa 15 minuti di spazio. Allora, abbiamo le ultime due domande. Dunque, una è d'obbligo. I Nerve sono una band, e quindi chiunque vi cercasse nel web, dove deve andare? Beh, sicuramente ormai tutti sanno che il social network predominante è Facebook, quindi invito tutti quanti ad andare sulla nostra pagina di Facebook, che vabbè, è facebook.com/nervemetal, e da lì partono tutti i nostri comunicati stampa, news, date, concerti, pezzi, video, quindi tutto quello che abbiamo prodotto si può trovare lì. Poi ovviamente ci sono altri indirizzi, il nostro disco è in distribuzione praticamente ovunque, quindi per acquistarlo si può fare in tantissimi modi, sia in digitale che fisicamente, che supporto fisico, e abbiamo un punto di riferimento che è il nostro Bandcamp, che è bandcamp.com/nerveofficial, e da lì si può comprare ad un prezzo abbastanza accessibile per tutti, quindi non avete scuse, siete circondati dal nostro disco, basta cliccare o tirare fuori qualche euro per averlo.
Benissimo, allora io ho Fracture come pezzo, me lo presenti ai nostri ascoltatori? Volentieri. Devo fare una introduzione breve o mi posso lanciare Beh, una all'inizio? Divina Commedia no, magari. No, no, no. Vabbè, questo è il brano di cui accennavo prima, è un brano molto personale che sentiamo molto come band e che probabilmente è il più radiofonico del set che compone Fracture. Quindi questo è per voi, Fracture. Benissimo, ok, e l'intervista termina qua, saluta tutti i tuoi amici, chi vuoi, insomma, il minuto di gloria. Va bene, saluto tutte le persone che costantemente negli anni hanno mostrato il loro supporto verso di noi, saluto tutti i nostri amici sia in Italia che all'estero e permettimi di ringraziare le persone che hanno sempre creduto in noi, sono Nadir Music e tutti quei simpatici ragazzi che circondano quell'universo che parte da Genova e che piano piano si espande sempre di più anno dopo anno. Quindi Ma grazie a tutti e grazie a voi per lo spazio concessoci. ci mancherebbe. Allora, noi ci ascoltiamo i Nerve con Fracture e chi non può che è un bastardo, ragazzi. Ciao, ciao Fabio. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao.